La sinagoga Clausen. A differenza della sinagoga Meisel, la sinagoga Clausen non ha preso il nome dal suo fondatore, ma senza il generoso contributo del primate praghese della comunità ebraica non sarebbe sorta. Nel 1564 Mordechai Meisel fece costruire, nel luogo dell'odierna sinagoga Klaus, un oratorio ed anche un bagno rituale e una scuola talmudica. Nel complesso si trattava di tre piccole costruzioni separate, che per la loro chiusura erano definite dal latino clausi. Nel 1689, durante il grande incendio, queste clausi bruciarono, ma il ricordo di esse rimase nel nome della sinagoga barocca, edificata 5 anni dopo l'incendio. La leggenda narra che non fu Mordechai Meisel a fondare la scuola Klaus, ma il rinomato Rabbi Lo, a ricordo della visita dell'imperatore Massimiliano II nel Vieto nel 1571. Certo è solo che il famoso erudito insegnò nella scuola talmudica, e secondo la tradizione essa serviva anche per le preghiere della stimata società per l'esecuzione delle opere Pai, denominata in ebraico Evra Kadishah. Su questa eredità di particolare devozione e mantenimento delle tradizioni si collega la mostra permanente nel Museo Ebraico. L'oggetto sono le tradizioni e gli usi ebraici, ma la sinagoga Klaus offre più di un semplice sfondo agli oggetti esposti. Già nell'anticamera potete vedere la cassetta per le offerte murata con la scritta Il dono del silenzio, Placa Lira. La mostra al pian terreno e nella galleria raccoglie 480 oggetti. La vetrina introduttiva a sinistra dell'ingresso dapprima illustra le fonti del giudaismo. Possiamo vedere qui fra l'altro anche il raro manoscritto Mishnah Torah del 1444, del famoso erudito Maimonide. La seconda vetrina a partire dall'ingresso, dedicata alle grandi feste, il Capodanno, detto in ebraico Rosh Hashanah e al giorno dell'espiazione o Yom Kippur. In questa parte eccellono due manoscritti su pergamena. Le preghiere di penitenza Aslayot provengono dal XIV secolo ed il libro di preghiere per il Capodanno e il giorno dell'espiazione addirittura del XII e XIII secolo. Due preziose spille argentee della prima metà del XIX secolo, e un abito di preghiera ugualmente particolare, detto kit, si possono vedere nella vetrina successiva a sinistra. Nella parte centrale, che ricorda la bima di un tempo, è esteso un rotolo di Torah aperto, oggetto centrale del rito religioso ebraico. Nelle parti separate dedicate al culto del giorno feriale e del sabato, è necessario ricordare soprattutto il più antico libro stampato conservatosi nelle collezioni del Museo Ebraico, addobbato con silografie, il libro di canzoni della festa e benedizioni dopo il pasto del 1514. Si tratta contemporaneamente di uno dei primi libri stampati della stamperia praghese di Gershon Cohen. Un pezzo unico è anche la manina per tenere il segno nel testo della Torah, probabilmente del 1743. Non solo l'adornano le figure del leone, dell'aquila e del cervo, il coraggio, la leggerezza e l'agilità dei quali doveva essere da incitamento per gesti timorati di Dio, ma poteva servire anche come dose per le spezie. Arca dell'Alleanza. Lo spazio davanti all'Arca dell'Alleanza fu riservato alla sinagoga come istituzione centrale ebraica. A sinistra del tabernacolo merita attenzione un cuscino ricamato per il pulpito delle preghiere del 1708, proveniente da Ivan Cizze in Moravia. Nell'Arca dell'Alleanza facciamo caso ad un rotolo di Torah di media grandezza con i suoi addoppi unici. Originariamente appartenevano all'arredamento della sinagoga Klaus, nella quale i culti si tennero fino a 1941. L'importante dal punto di vista storico è soprattutto l'indice d'argento, che regalò nel 1784 Israel figlio del rabbino Simon Spira. Gli oggetti a destra dell'arca ricordano il legame della sinagoga al Tempio di Gerusalemme. Questo rapporto, per esempio, è espresso da un sipario da portale con le brocche come simbolo della tribù dei Leviti e la corona sacerdotale. Si tratta di un dono di Mosè Ben Diner alla sinagoga Vecchio Nuova nel 1658. Oggetti utilizzati per il culto del Tempio sono pure le parti del raro corpetto della Torah, con le figure di Mosè e del gran sacerdote Aronne. Questo addobbo argenteo fu fabbricato nella seconda metà del XVIII secolo. Thank you.
tre feste bibliche, stabilite dalla Bibbia a ricordo del peregrinare degli ebrei dalla schiavitù egizia nella terra promessa, sono oggetto della mostra nella parte sud della sinagoga Klaus. La festa stessa della liberazione, detta in ebraico Pesach, ci è avvicinata dal facsimile delle Haggadah, Praghesi famoso libro stampato nella tipografia di Gersonide nel 1526. Dalle Haggadah si legge durante la cerimonia detta Seder, durante il quale sei pietanze ricordano le sofferenze della schiavitù egizia. Un esempio di piatto Seder è la porcellana viennese fabbricata intorno al 1900. Un altro oggetto che va notato, è un meraviglioso vassoio argentato della prima metà del XIX secolo, durante Pesach non si usava, serviva durante la cerimonia detta il riscatto del primogenito, ma con la festa dell'uscita dall'Egitto è legato per la sua raffigurazione. Alla festa delle settimane Shavuot, che per gli ebrei è ricordo della donazione della Torah sul monte Sinai, si lega il bellissimo esemplare di Libro delle Preghiere del 1661. Questa stampa proviene dalla seconda tipografia ebrea di Praga, che apparteneva alla famiglia dei Bach. Il periodo lungo sette settimane fra le feste Pesach e Shavuot si chiama in ebraico Ouma e per contare i suoi 49 giorni servivano dei calendari avvolgibili. Lo spazio fra le colonne è stato riservato ad oggetti che sono direttamente collegati con la sinagoga Klaus. Tra di essi primeggia il calice per il Kiddush, ossia benedizione sul vino, del 1660, quindi ancora del periodo prima dell'incendio funesto dell'oratorio originario. Nella parte dedicata ai giorni di lutto, si può notare almeno la stampa praghese di preghiere di penitenza Slico del 1784. Opposizioni ai giorni tristi sono le feste post-bibliche Honaka e Purim. Tra tutta una serie di candelabri della Honaka, caratteristico per questa festa della luce, non dovrebbe sfuggire il tipo esemplare boemo dell'inizio del XIX secolo con il simbolo della comunità ebraica praghese, il cappello ebraico, nella stella di Davide. Il candelabro della Honaka, questa volta solo nella raffigurazione, appare anche nel meraviglioso corpetto della Torah di argento dorato che nel 1708 fabbricò Jan Kogler per la sinagoga Meisel. La festa ebraica più allegra, il Purim o festa delle sorti, è accompagnata dalla lettura dal rotolo di pergamena con il testo del libro ebraico di Ester. Esempio bellissimo ne è l'esemplare del XVIII secolo i cui disegni a penna imitano le incisioni. La fine della mostra al pian terreno è stata dedicata ai giorni memorabili della nostra epoca legati alla tragedia ebraica, della guerra e alla nascita dello Stato di Israele. Nascita di un bambino. Gli oggetti nella galleria della sinagoga ci familiarizzano con la vita quotidiana della famiglia ebrea e con le abitudini unite alle singole tappe esistenziali. Subito nella prima vetrina, dedicata alla nascita del bambino, è possibile vedere una cuffietta infantile ed un vestitino del XVIII secolo. Furono però ritrovati solo negli anni 90 del XX secolo tra gli oggetti messi da parte nella sinagoga di Lugè. Merita attenzione anche la culla con la scritta ebraica. Questo piccolo diventerà grande, del XIX secolo così come le fasce decorative del XVIII e XIX secolo. Durante la cerimonia del riscatto del primogenito, si usava poi un vassoio d'argento cesellato del XIX secolo, con la scena biblica del sacrificio di Isacco. Il raggiungimento della maggiore età. All'uso ebraico di circoncidere i ragazzi come segno dell'ingresso nel contratto religioso e di sottomissione della corporeità alla legge morale sono legati due pezzi unici di inestimabile valore del museo ebraico. Da un lato, la poltrona della circoncisione del 1805 con la benedizione per la circoncisione e la raffigurazione degli strumenti per la circoncisione. Dall'altro, il paravento della circoncisione del 1764 adornato da scene bibliche.
I numerosi oggetti illustrano la festa del Bar Mitzvah, il raggiungimento della maggiore età religiosa del ragazzo a 13 anni. In modo particolare poi eccellono due quadri. Il ritratto di fanciullo è opera del famoso pittore ebreo Isidor Kaufman del 1880, mentre l'olio su tela, Bar Mitzvah, fu creato durante la guerra dal pittore naif ceco-ebreo Robert Gutman, assassinato durante l'occupazione nazista. Il matrimonio ebraico. Fra gli oggetti che nella mostra documentano il gioioso avvenimento delle nozze, noterete sicuramente le fasce ricamate del XVIII secolo e dell'inizio del XIX secolo con i motivi del baldacchino nuziale, cuppi, e insieme ad essi anche l'anello nuziale d'argento per la sposa con una casina del XIX secolo. Sia il baldacchino che la casina simboleggiano la futura casa degli sposi. La casa ebraica. Alla casa ebraica, al suo arredamento e personalità della cucina con particolare riguardo alla festa della Pessah, è fornito maggior spazio nella parte ovest della galleria. Fra i singoli oggetti di culto merita sicuramente l'interesse, accanto alle dosi per le spezie, il piatto del 1815 per il festeggiamento domestico del seder durante la festa di Pessah. Le singole scene lungo il suo bordo esprimono chiaramente il principale tema di Pessah, l'uscita dall'Egitto. Il piatto di porcellana del sabato, del 1900, con il suo augurio poi ricorda la lingua ebraica Yiddish. La visita della sinagoga Klaus termina con la visita e tradizionali astucci con citazioni dalle scritture, che si fissano di traverso sullo stipite destro delle case ebraiche. Gli astucci sono chiamati mezuzah, e quelli qui presenti documentano per esempio che furono sempre oggetto di grande creatività ed inventiva. Accanto ad essi il colorato ritaglio del 1816 rappresenta un esempio splendido di tavolette Mizraich, che nelle case ebree si appendono sulla parete orientale, in direzione della preghiera. La sinagoga Klaus è una delle quattro sinagoghe nelle quali il museo ebraico espone i suoi oggetti,